Con la caduta dell'impero d'Occidente venne meno anche l'unità politica di quello spazio che abitualmente chiamiamo Europa. L'impero romano si frantumò in una pluralità di realtà politiche chiamate regni romano-germanici o romano-barbarici, per indicare la compresenza in essi dell'elemento romano e di quello germanico. In alcuni casi questa compresenza significò conflitto e separazione, in altri integrazione e fusione. Ma nell'insieme la cosa importante da ricordare è che da quell'incontro prese avvio la formazione dei popoli europei come ancora oggi li intendiamo. Fu un processo lungo e laborioso, talora conflittuale, nel quale l'eredità romana e le tradizioni germaniche si combinarono dando vita a forme sociali, giuridiche e culturali nuove. Il rapporto tra romani e germani fu influenzato da diversi contesti geografici, dalla maggiore o minore robustezza delle società locali e anche dalle caratteristiche dei popoli invasori. I popoli invasori, quasi tutti di stirpe germanica, erano meno evoluti ed erano pagani o di fede ariana. La loro conquista del territorio comportò una profonda germanizzazione delle aree corrispondenti agli attuali Paesi Bassi, Austria, Germania occidentale e Svizzera. Al contrario, la maggior parte della Gallia, la Spagna e l'Italia, dove la romanità era più forte, mantennero invece i propri caratteri di civiltà latina. I germani erano sicuramente più forti perché detenevano la superiorità militare, ma erano poco numerosi e soprattutto per governare avevano bisogno dell'amministrazione e della burocrazia romane, sopravvissute al crollo del potere imperiale. Quando parliamo di regni romano-germanici, non dobbiamo infatti pensare a stati come noi li conosciamo, con forme di potere consolidate, precisi confini e strutture amministrative. I re barbarici erano in realtà solo i capi militari di ristrette cerchie di guerrieri, ai quali si legavano, come sappiamo, firmando vincoli di fedeltà personale. La loro autorità, non solo sulle popolazioni romane, ma sugli stessi germani, era all'inizio molto fragile. Per questo molti re germanici avevano bisogno di romani per governare. Nel rapporto di progressiva integrazione tra germani e latini fu decisivo l'atteggiamento delle classi dirigenti. In alcuni regni, non in tutti, tra le aristocrazie romane e quelle germaniche si realizzò una comunanza di interessi che portò col tempo alla loro fusione. Sappiamo che l'aristocrazia germanica era da tempo influenzata e affascinata dalla civiltà e dalla cultura romane, perciò assunse ben presto i modi di vivere dei vinti. I guerrieri divennero agricoltori e i capi grandi proprietari. Nacquero aristocrazie di stirpe germanica che possedevano grandi proprietà terriere e che andarono ad affiancare quelle romane. Salvo le quote di terreni che requisirono per sé, i germani non misero in discussione né le proprietà né le gerarchie sociali esistenti. Anche per questa ragione, i membri dell'aristocrazia romana e dell'alta burocrazia imperiale si rassegnarono piuttosto facilmente a collaborare con i nuovi dominatori, continuando a dedicarsi al governo e all'amministrazione della cosa pubblica. Negoziarono con i nuovi padroni la loro posizione e il loro ruolo, ma si adattarono a vivere in un mondo senza impero. Un importantissimo terreno d'incontro fu quello religioso. Potenzialmente la religione poteva rappresentare un fattore di conflitto tra le due popolazioni, sia perché il clero locale, soprattutto i vescovi, erano rimasti gli unici rappresentanti e difensori delle popolazioni in grado di opporsi ai germani, sia perché questi erano di fede ariana. L'arianesimo era per loro un fattore distintivo rispetto ai cattolici romani ed essi non erano disposti a rinunciarvi facilmente. Tuttavia, nel tempo, la comune appartenenza al cristianesimo rappresentò un fortissimo fattore di integrazione. Lo sforzo della Chiesa di Roma di convertire le popolazioni germaniche al cattolicesimo ebbe successo, poiché i sovrani germanici compresero che esso costituiva un necessario fattore di stabilità per il loro stesso potere. Lo dimostrarono le ripetute conversioni al cattolicesimo dei re germanici, cui faceva seguito solitamente quella di tutto il popolo.